Buongiorno e buon mercoledì a tutti. Un saluto speciale agli amici che mi seguono da Margherita di Savoia in Puglia. Ascoltiamo il motivo che rende ancora più bella questa giornata. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: Padre Santo, custodiscili nel tuo nome, quello che mi hai dato, perché siano una sola cosa come noi. Quando ero con loro, io li custodivo nel tuo nome, quello che mi hai dato, e li ho conservati, e nessuno di loro è andato perduto, tranne il figlio della perdizione, perché si compisse la scrittura. Ma ora io vengo a te, e dico questo mentre sono nel mondo, perché abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia. Io ho dato loro la tua parola e il mondo li ha odiati, perché essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità. La tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, anche io ho mandato loro nel mondo. Per loro io consacro me stesso perché siano anch'essi consacrati nella verità. Parola del Signore. Che bello e grande il Vangelo di oggi. È una lunga preghiera di Gesù rivolta al Padre, il cui centro può essere condensato in queste parole. Padre, custodisci i miei amici dal maligno. Questo inciso, se da una parte ci fa capire che il demonio esiste, che agisce e che è il tentatore per eccellenza, dall'altra ci fa ben sperare che il Padre non ci abbandonerà mai nelle sue mani. È vero che l'esperienza del peccato e della miseria è qualcosa che ogni giorno tocchiamo con mano, ma è anche vero che se Dio non ci custodisse, saremmo spacciati. A volte ci prende l'angoscia e lo scoramento perché non siamo perfetti come desidereremmo, ma un conto è l'essere imperfetti. E un altro invece è l'essere nelle mani del nemico. Una cosa che i grandi padri spirituali dicono ai propri figli è che ogni volta che si cade nel peccato, la prima cosa che dobbiamo fare è chiedere subito, immediatamente, perdono, senza perdere tempo. Questa richiesta di perdono è un grido a Dio che viene subito in soccorso e non permette al peccato di diffondersi nella nostra vita spirituale, vincendo la nostra volontà. Dio non ci abbandona mai, ci salva sempre. L'importante è chiedere subito perdono, anche se poi non avremo la possibilità di confessarci nell'immediato. Ma è più importante, quando cadiamo, rialzarci subito e vivere sapendo che Dio ci ama, piuttosto che rimanere a terra e metterci nelle mani del nemico. Chiediamo oggi allo Spirito di aiutarci ad essere sempre persone che sanno chiedere perdono, mai lasciati soli con il nemico. Come sempre ti chiedo di lasciare un commento a questo video, mentre ti do appuntamento a domani con un nuovo Vangelo. A presto!